Un'edizione particolare per abitare oggi, allestita con il consueto impegno, ma accompagnata da un'atmosfera di timori per via del coronavirus, che ha reso tutto un po' più complicato. Ma la rassegna si svolge regolarmente. Il presidente di Lanciano Fiera, Franco Ferrante, ha inaugurato la 31esima rassegna riservata all'edilizia e all'architettura. La specializzazione, ha detto Ferrante, resta l'elemento dominante. Gli aspetti peculiari quest'anno sono la sicurezza e la tutela del patrimonio e dell'ambiente, con la presenza della bioedilizia e dei materiali alternativi per costruire nel segno della stabilità e sostenibilità. Questa, però, è stato detto, è anche la fiera del bello, dell'arte e della partecipazione. Da 25 anni l'Università Europea del Design testimonia l'attenzione e espressioni artistiche originali e innovative. C'è anche una collettiva di artisti che hanno privilegiato questa vetrina per consentire a un pubblico vasto di ammirare le loro opere. In più, il presidente Ferrante, prima di concludere il suo intervento, ha dato un'anticipazione confortante. Anche il bilancio 2019 si chiuderà in positivo per l'ente. È stata una settimana un po' difficile, con un po' di, chiaramente, di ansia, di nervosismo, e soprattutto per le notizie che arrivavano da fuori Abruzzo. Ma noi, insieme ai soci, abbiamo ritenuto di portare avanti, insieme ai collaboratori naturalmente, di portare avanti questa edizione. È un'edizione che è pienamente riuscita, perché ci sono gli espositori, piccolissime defezioni del numero di due, non di più, di quelli previsti, e quindi ci fa piacere. E in più abbiamo appunto questi seminari dei tecnici importantissimi, dei geometri, degli architetti, degli ingegneri, che aiutano a formare e a informare proprio il settore delle costruzioni, dell'edilizia in genere e dell'urbanistica in particolare.